Prima di tutto, mi vorrei scusare con voi perché ci sono state alcune cose che ho sbagliato, per esempio la programmazione dei video o anche qualche errore grammaticale nelle copertine e mi dispiace un po', però vabbè, sbagliare è umano. Ciao a tutti, io sono Ilenia e bentornati in questo nuovissimo video. Allora, io ho sempre qui il mio fogliettino con scritte tutte le cose da dire, ma soprattutto da sclero praticamente, perché oggi, ovviamente, come avete intuito dal titolo, andremo a fare la reazione alle 6x5 di Younger, che tipo, vabbè, perché vabbè, inizia la puntata con Charles e Liza che si fanno concorrenza, perché ricordiamo che Charles viene scoperto a combriccolare con Zayn in una nuova casa editrice, ma ci sta, abbiamo già commentato questo fatto. Però una cosa che mi ha disturbato in questa puntata di Charles è che deve rubare tutti gli autori a Liza e Kelsey, ma ci arriveremo passo per passo, commenteremo bene questa cosa. Charles riceve complimenti, siamo ad una festa, Charles è l'idolo di tutti quanti ormai, e poi il giorno dopo si viene a scoprire che Kelsey si ritiene scarsa tra virgolette e Charles invece è il figone di turno e mi ha dato un po' fastidio questa cosa, cioè qua Kelsey si è fatta il culo, non dico che Charles non si è fatto il culo anche lui, però che cazzo è, cioè no, mi ha dato fastidio questa cosa, che Charles qua deve essere il più figo di tutti, quando anche Kelsey può essere almeno il suo pariglielo, diciamo. Poi le cose iniziano ad andare male perché la ristrutturazione dell'ufficio, ok, vabbè, sti cazzi. Kelsey e Liza hanno un lavoro da fare con una coppia, una giovane coppia, che però loro vengono rubati da Charles, quindi inizia la cosa che non mi va bene. Poi una cosa divertentissima. Gemma, la figlia di Josh, ormai ha il suo profilo Instagram e diventa famosissima. Infatti, Josh inizia a farsi soldi perché Gemma ormai ha 1 milione di follower e di like su Instagram. Sì, cioè, voglio dire, lui all'inizio era un po' con questa cosa, però ormai è diventata una cosa famosissima, cioè, lei è diventata famosissima soprattutto su Instagram. E tramite questo profilo, Josh può sponsorizzare tutto quello che compra alla bambina e poi ovviamente farci soldi sopra perché tutte le persone che vedono il profilo di Gemma vanno a comprare le cose che ha lei. E quindi diciamo si fanno un po' i soldi, si sperperano diciamo che sono le scarpe o vestiti, ovviamente sempre da sponsorizzare su Instagram e like, follow, però vabbè questa è stata una cosa un po' divertente diciamo. E poi ovviamente Diana ha un po' di problemi con Enzo, ma niente di che perché comunque lei preferirebbe stare un po' più tempo con Enzo, ma lui è sempre tutto fare, disponibilità over all day and all night, quindi vabbè, però niente di che. Poi siccome Charles sa fare un po' lo stronzo, Liza per dispetto, ma ovviamente sempre buono diciamo, lo lascia eccitato mezzo alla strada e lo tipo guarda che birbona, e invece sei tu il birbone stronzo di merda, va bene? E poi ovviamente vabbè su questo ci possono passare oltre, però Liza e Kelsey vogliono pubblicare una biografia di una musicista piuttosto famosa con cui hanno diciamo, un rapporto, una comunicazione già da mesi, ma Charles pure ruba questa biografia per pubblicarla diciamo, pubblicarla lui, e questa cosa fa girare un po' le balle a tutti. E poi Diana e Kelsey vengono arrestate per sciocchezze in realtà. Diana sta facendo pipì in un luogo pubblico. Poi Kelsey si ribella al poliziotto, quindi vengono carcerate tutte e due, però arriva Enzo che paga la pensione e le salva dalla polizia. E poi arriviamo alla parte cruciale, che
raga, io sono rimasta contentissima di questa cosa, perché Charles va a casa di Josh e trova con lui sua figlia Gemma, ovviamente. Però ci sono anche Maggie e Liza con lui. Liza ovviamente sempre papeggiccia con Josh, sono belle e felici. Ovviamente Charles è un po' geloso, ma fa benissimo, perché poi vabbè, lui le dà una buona notizia, ossia Gloria, la famosissima musicista, firmerà con Kelsey e Liza, perché lui adesso si è pentito che della litigata che hanno fatto. E quindi diciamo che lui va per dare questa buona notizia, ma lei ovviamente ritira la frittata a suo favore, perché lui dice sì, intanto ci sarò sempre io, non importa se una volta vinco io, una volta vinci tu, tra virgolette, ci sarò sempre io. E lei le risponde: finché ci sarai tu non ci potrà essere un noi. E tipo l'ho scrivato troppo, perché questo significa che è un passo dalla rottura, cioè è un passo avanti. Io tipo, bravissima Liza, ora dovete continuare a litigare in questo modo, lasciarvi, e tu cara Liza dovrai trovare il conforto in Josh e rimetterti insieme, perché questa è la vita, questo è il tuo destino Liza, rimetterti con Josh, anche se è una figlia da un'altra, non fa niente. Tu sei felice con Josh, va bene, sei felice con Josh e Josh è felice con te, non con Charles, ok? Quindi dopo questo sclerato di brutto è tipo, va bene, ciao a tutti. Il mio sclero non è dato solo dal finale della 6x5 di Younger, però ho visto anche la 6x10 di The 100 e quindi mi sono ancora più fomentata. E solo chi ha visto la puntata di The 100 non può capire. Va bene, il video finisce qui, fatemi sapere nei commenti cosa pensate di questa puntata, lasciate un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi nessun altro video. E noi ci vediamo alla prossima, ciao!